Dunque, queste le posate di portata e queste per il dolce. Ma non essere così agitata, tesoro. Non sono agitata. Sono emozionata. Perché nostro figlio ha deciso di presentarci la sua ragazza. E speriamo che sia quella giusta. Sono emozionato anch'io, a dire il vero. Non ci aveva mai portato nessuno fino ad ora. Sai, ero anche un po' preoccupato perché pensavo che non gli piacessero tante le donne. E invece finalmente è arrivato anche per lui un momento di stabilità emotiva, Beh, data la sua età, era anche ora che mettesse la testa a posto. Ah! Sono arrivati. Sì. Vado ad aprire. Certo. Eccoti Ciao mamma. finalmente. Ciao amore. Prego. Papà? Ciao. Mattia! Tutto Ciao! bene? Tesoro. Ma dov'è questa bella fanciulla? Mamma, papà, vi presento Giacomo, il mio compagno. Piacere di conoscervi. Questi sono per lei, signora. Ah, Mattia, ma grazie. che scherzo è questo? Nessuno scherzo, papà, perché? Mattia, non capisco, ma noi ci aspettavamo una ragazza. Vi ho detto che avrei portato la persona che sto frequentando ed eccola qui. In effetti avevo dei sospetti, ma ho sempre sperato di essermi sbagliato. Ma non ci posso credere, ma cosa ho fatto nella vita per meritarmi tutto questo da te? Non mi sento bene. Mamma, che cosa succede? Che cos'hai? Mattia, ma cosa stai facendo? Ti rendi conto che è colpa tua se tua madre sta male? Colpa mia? Papà, ma ti senti quando parli? Certe cose ai miei tempi non potevano esistere. Mattia, devi capire. Ci sono delle cose che devono funzionare in un certo modo. Ma lo capisci? Perché non puoi essere un po' più normale? Mamma, guarda che non c'è niente di anormale in tutto questo. Signora, le assicuro che quello che c'è tra noi è del tutto reale e normale. Tu sei la mia vergogna e il mio disonore. La vera famiglia è uomo e donna, punto. Papà! Signore, la prego di comprendere, noi due ci vogliamo bene. Vi volete bene, dici? Ma vattene via e portati via anche quest'altro, che da questo momento non lo considero più mio figlio. Ma cosa dici? Pensavo che avremmo pranzato insieme come una famiglia. Ti ripeto che la vera famiglia è composta da uomo e donna. Io e tua madre aspettavamo che finalmente tu ci portassi una ragazza. Ma non ti rendi conto che razza di delusione ci hai provocato? Io sono innamorato di Giacomo. Innamorato? Ma non diciamo idiozie, io questo non l'accetto. Mi dispiace che la pensa così. Avrei voluto conoscere meglio i genitori del mio compagno, ma vedo che non è possibile. Non voglio sentire altro. Andatevene via, fuori da casa mia. Ragazzi, scusate, io vorrei fare un brindisi a Mattia e Giacomo per i loro primi 2 anni insieme. Discorso, discorso, discorso. Avanti, Mattia, di qualcosa. Non ti vergognerai mica di noi. Non fare il timido adesso, Va dai. bene, va bene, faccio il mio discorso. Allora, nonostante le diverse difficoltà iniziali che io e Giacomo abbiamo avuto per stare insieme, questa sera siamo qui per festeggiare i nostri 2 anni. Perciò, brindo a questi 2 anni insieme a lui. Cin cin! Siete bellissimi. Beh, ci sono stati momenti sereni, momenti più bui, però Giacomo mi è sempre stato accanto, mostrandomi giorno dopo giorno amore e rispetto. E io, ragazzi, auguro a tutti voi di trovare un amore così. Bravo, bravo! Scusatemi, scusatemi, anche io vorrei dire qualcosa. È vero, è stato un inizio un po' difficile, però siamo andati avanti, rendendoci felici.
giorno dopo giorno. E questo mi ha fatto capire che come mi rende felice Mattia, è così che voglio vivere tutta la mia vita, felice. Per cui... Oh. Oddio, che emozione! Mattia, vuoi sposarmi? Digli di sì! Se gli dici di no, sei un pazzo! Quindi? Certo che ti sposo! Allora, finalmente il grande giorno è arrivato. Sì, chi lo avrebbe mai detto? Noi abbiamo sempre fatto il tifo per voi, e questo tu lo sai. Lo so, ed è stata una fortuna avere amici come voi a sostenerci. Matti, siamo migliori amici da una vita, e io non ti ho mai visto così felice come con Giacomo. Ma stai aspettando qualcuno? Devono essere quelli dei fiori, sto aspettando una consegna. Puoi andare tu ad aprire, per favore? Certo, sì. Matti, c'è una visita per te. Io vi lascio soli. E voi? Cosa ci fate qui? Ciao, Mattia. Noi vorremmo parlarti. Proprio oggi, il giorno del mio matrimonio. Credo che non ci sia più nulla da dire. Forse tu non vuoi parlarci, ma noi sì. E vogliamo cominciare col chiederti scusa per come ci siamo comportati. Abbiamo sbagliato. Perdonaci. Chiedermi scusa? Dopo tutti questi anni? Penso che in realtà voi siete qui per impedirmi di sposarmi. No, ma no, Mattia. Devi crederci. Siamo stati molto male per tutto questo tempo in cui non ci siamo né visti né sentiti. Tu sei nostro figlio, sei la persona più importante delle nostre vite. Non possiamo vivere senza di te. Ci sei mancato moltissimo. Sai, tante volte i genitori proiettano sui figli le proprie aspirazioni, i propri desideri, ma è sbagliato. Perché il ruolo di un genitore è quello di sostenere il proprio figlio, lasciandogli anche la libertà di essere se stesso al 100%. Tua madre ed io abbiamo capito che l'unica cosa importante per noi era che tu fossi felice. Ed è per questo che mi avete respinto e cacciato via, per vedermi felice. A quel tempo non capivamo, avevamo la mente chiusa, non siamo stati in grado di comprenderti. Eravamo fermi nella convinzione che la famiglia fosse composta da un uomo e una donna. Ma non è così, perché la vera famiglia è quella dove c'è l'amore. Tutte queste belle frasi, dopo tutti questi anni così all'improvviso, scusate ma non ci credo, ero venuto da voi e mi avete cacciato via trattandomi come un criminale, solo perché mi sono innamorato di un altro ragazzo. Non avete capito che essere felici significa seguire i propri sentimenti. Tutto quello di cui avevo bisogno era il vostro appoggio, nient'altro. Adesso abbiamo imparato la lezione. Per favore, permettici di partecipare al tuo matrimonio. Come avete saputo che era oggi? Gliel'ho detto io. Giacomo. Lo ammetto, sono colpevole. Ma credo che ogni figlio desideri i propri genitori al loro matrimonio. E per te non è diverso. Ti conosco. Dopo come ci hanno trattati, li vuoi veramente al nostro matrimonio? Tutti possono sbagliare, l'importante è riconoscere i propri errori. Io ho perdonato i tuoi genitori, credo che se l'ho fatto io, puoi farlo anche tu. E poi un errore rimane tale solo se non impari la lezione che c'è dietro. E va bene. Se siete davvero pentiti, e se Giacomo è d'accordo, potete venire al nostro matrimonio. Sì, ma una condizione. Quale? Papà, sarai tu a dovermi accompagnare all'altare. Lo farò con molto piacere e con molto orgoglio. La maggior parte delle storie dei nostri video sono ispirate a fatti realmente accaduti e se anche tu ne hai una, potremo ispirarci per i prossimi video.